Buongiorno a tutti quanti. La settimana scorsa Mario Forieri ci ha cominciato a parlare della fede. Vi ricordate che cosa ci ha detto Mario? Ci ha detto che quando la paura bussa alla porta della tua vita, cosa fai? Apri la porta alla paura o apri la Bibbia? E ha anche detto che la paura e la fede hanno una cosa che le contraddistingue, che hanno una cosa in comune, che è paura e fede, è credere in qualcosa che non vediamo. Abbiamo paura di un rumore in cucina di notte, perché non vediamo. E la fede, alla stessa maniera, è la certezza di cose che non vediamo. E che, come dice il simbolo di questa serie di predicazioni, la fede, la paura è avere fede nella cosa sbagliata. Da una parte c'è la fede e dall'altra la paura. Noi siamo lì nelle nostre vite, con un piede da una parte e un piede dall'altra. E ogni volta dobbiamo decidere se avere paura o avere fede. Non so se vi sono mai capitati quei momenti nella vita dove tutto quanto gira nel verso sbagliato, dove sembra che l'intero universo è coalizzato verso di te. Vedo parecchie persone che dicono sì, è così, è così. Tu sei in mezzo, non sai cosa fare, non sai cosa credere, non sai se credere, non sai come pregare, non sai nemmeno se pregare. Spero che non vi sia mai accaduto, vero? Non accade nella vita di tutti, accade soltanto ai pastori delle chiese, è chiaro. Diciamo che questo inizio del 2019 per me è stato un momento un pochino particolare. Negli ultimi 30 giorni, in sequenza molto rapida, è morto mio zio, sono morti due persone della mia stessa età più o meno, di cui uno era più che un amico, era un fratello con cui ho vissuto gran parte della mia vita. È morta la persona che sta dall'altra parte della strada al negozio dove lavoro, è morto un cliente del negozio a cui avevamo riparato una idropulitrice che non vedevamo che veniva e poi abbiamo scoperto che era morto, è morto il figlio del nostro fornitore, è morto pochi giorni fa il fratello e il cognato di Totti, non so se ve lo ricordate, un missionario con cui abbiamo lavorato. Bella sequenza, e poi l'infarto all'amico 36enne, e vari problemi giudiziari, mia cognata col tumore terminale, problemi con il software al negozio per la fatturazione elettronica, non vi dico quello che stiamo facendo, insomma di tutto di più, di tutto di più. Allora, è proprio in questi momenti, in momenti del genere, che la nostra fede viene sfidata. Veniamo sfidati. Cosa faccio? In queste situazioni che faccio? Apro la Bibbia o apro la porta alla paura? Comincio a dire, ma Dio non c'è, Dio non esiste, perché vedo tanto male intorno, tutto quello che succede intorno a me è soltanto male. Il brano che predicherò oggi è un brano che sarà almeno la decima volta che prendo. Si tratta di Ebrei 11, un brano molto lungo, lo vedremo un pochino tutto quanto, saltando di versetto in versetto, ma un brano importante, perché non mi stancherò mai di ricordarvi che soprattutto nei momenti questi, quelli che attraverso io, bisogna sapere che la nostra fede non si basa sul qui e adesso, ma su quello che noi non vediamo, su quello che Dio è. Un pochino il contesto per chi non conosce la lettera agli Ebrei. La lettera agli Ebrei non si sa da chi è stata scritta. C'è chi dice che è stata scritta da Paolo, altri dicono no, non è stata scritta da Paolo, è stata scritta da un amico di Paolo, ma a noi non interessa ben poco. A chi era scritta questa lettera? Era scritta appunto degli Ebrei, delle persone giudaiche che si erano convertiti al cristianesimo. Ora c'è un problema. Il giudaismo era una religione autorizzata, era una religione che si poteva fare, il cristianesimo no. E questi ebrei cominciavano ad avere qualche dubbio, un po' paura. Erano stati convertiti, sì, ma vedevano che
l'essere cristiani non cambiava la loro vita, anzi subivano, cominciavano ad avere delle forti pressioni, e stavano considerando anche di tornare indietro, di dire vabbè, ritorniamo al giudaismo, perché almeno evitiamo di essere perseguitati. In pratica ancora non erano stati perseguitati, però avevano paura di quello che non vedevano, perché in quel momento non c'era persecuzione, però cominciavano ad avere queste pressioni su di loro, e volevano avere fede, sì, perché in fondo conoscevano Cristo, ma dalla parte sbagliata. Perché stava accadendo questo? Perché avevano paura? Perché a loro vedere non vedevano Dio agire nelle proprie vite. La vita non era cambiata per loro, anzi era peggiorata, e anche di modo. E c'era la voglia di dire, ma c'è davvero questo Dio? C'è davvero questo Cristo? Cristo agisce nelle vite di noi che crediamo in Lui. E se siamo sicuri che Dio c'è, ma siamo sicuri che Dio è buono e che Cristo mi aiuta? E se è buono e Cristo mi aiuta, forse è distratto, non guarda me, guarda altre persone, perché a Lui lo guarisce, a me no, com'è? Allora vorrei leggere assieme tutto quanto il brano, un brano molto lungo, però è difficile togliere una parte. Allora lo leggiamo assieme. Con la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti per essa fu presa buona testimonianza dagli antichi. Per fede comprendiamo che i mondi non sono stati formati dalla parola di Dio, e così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, benché morto, egli va ancora. Ora, senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Avanti. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con più timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede anche Sara, benché sterile e fuori di età, ricevette la forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Per fede Giacobbe morente benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto e per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura del dito del re. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato come il popolo di Dio e godere per breve tempo dei piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede caddero le mura di Gerico dopo che gli israeliti ebbero girato attorno per 7 giorni. Per fede Rab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le sfide. Ci furono donne che ebbero resurrezione dei loro morti, altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione, per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova con schermi, frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecore e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno, erranti nei deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per loro qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di lui. Avete sentito quante volte dice fede qua? È una quantità. Tutto quello che è accaduto
accaduto a queste persone è accaduto per fede. Ma qual è stato l'esito di questa fede? Sono stati bene? Sono stati sollevati nella loro vita? Dice, persone segate, maltrattate, messe in spelone. Però come ci aiuta questo brano ad attraversare i nostri periodi bui? Come aiuta me, che in questo mese ho visto tutte queste sequenze di morti? Quali sono le caratteristiche di chi ha fede? Come posso prendere la fede di questo brano e metterlo nella mia vita? Allora, prima, chi ha fede non pensa, ma fa. Chi ha fede non pensa, ma fa. Che cos'è la fede? In questo brano, mi dà la prossima, c'è una definizione ben precisa di fede. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. La fede è scegliere da quale parte andare. Siete presenti le immagini dell'inizio? Paura? Fede. La fede è decidere da quale parte andare. Se aprire la porta alla paura, oppure aprire la Bibbia con le promesse di Dio. C'è la traduzione, un'altra traduzione latina, testa interpretazione di corrente, che dice in un altro modo lo stesso versetto. Dice: la fede è un modo di possedere già le cose che si sperano, di conoscere già le cose che non si vedono. In pratica la sintesi è: la fede è un processo per mezzo del quale le cose invisibili diventano visibili. Le cose che non si vedono, si vedono lo stesso. Faccio un esempio. La fede è pulire la cucina a tua moglie quando tu hai avuto una brutta giornata, ma tua moglie ne ha avuta anche una peggio, e gli pulisci la cucina che magari non hai mai fatto. Perché? Perché le vuoi bene. Dimostri, rendi visibile quello che è il tuo sentimento, il tuo amore, con un'azione, con un qualche cosa che diventa reale. La fede è la stessa cosa, qualcosa che diventa azione. La fede è sapere accanto a tuo marito e guardare con lui la finale di Champions League, anche se non te ne importa niente di calcio, perché vedere una partita di calcio da solo è brutto, è triste, ma non ti importa, perché tu ami. E magari è successo, mia moglie ha visto con me la finale del mondiale, penso, dovevamo organizzare con alcuni amici, poi per un momento non si è concretizzato, e mia moglie, che non gli piace il calcio, ha visto la finale del mondiale insieme a me, come pur di non lasciarmi solo. Quella è un'azione che trasforma l'amore che mia moglie ha per me in un atto che io posso vedere. La fede fa la stessa cosa. Giacomo, il fratello di Gesù, afferma questo nella sua vita. La fede è dare un corpo visibile ai nostri sentimenti. Giacomo lo dice: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia di fede. Giacomo dice una cosa molto semplice: tu hai fede, ok? Fammelo vedere. Come? Non posso farti entrare dentro la mia. Io ho fede qua dentro, ok? Io faccio un'altra maniera, ti faccio vedere quello che faccio. E poi facciamo a confronto chi ha fede realmente. Ebrei 11 ci mostra vite di persone in quali non sempre ho filato tutto liscio, anzi, quasi mai ho filato tutto liscio. È stato un disastro. Ci sono persone che si sentivano distanti da Dio. Ci sono persone che non speravano di uscire vivi dalle situazioni, persone che sono morte nonostante credessero, e qualche volta anzi sono morte proprio perché credevano in Cristo. Pensate, Noè che inchioda le tavole nel mezzo del deserto. Stai in un deserto e stai lì che inchiodi tavole, perché? Perché me l'ha detto Dio. Ma Noè, questo è un deserto, me l'ha detto Dio, ho fede in Dio. Abramo che lascia una città, Ur dei Caldei, bellissima, grandissima, dove aveva una prospettiva, e si incammina. Abramo dove va? Boh, scusa, parte.
parti? Non sai dove vai? No. E perché parti? Per fede. Perché Dio me l'ha detto. Rab, la prostituta che apre la porta alle spie, sapendo che l'avrebbero uccisa, sono spie, sono persone che sono venute per distruggere la città. Rab, perché apri la porta? Lo sai che è pericoloso. Tu già sei una prostituta, stai attenta, figlia mia. Perché apri? Per fede. Abele, che uccide le bestie migliori. Ma Abele, quelle sono bestie che potevi mangiare te, oppure le potevi vendere, potevi ricavare danaro da quella, all'epoca non c'era danaro, c'era lo scambio. Ma perché lo fai? Per fede, perché? Perché le brucio per il mio Dio, perché ho fede in me. Anche la fede, al pari dell'amore, non è un sentimento, ma un'azione. Abbiamo detto tante volte che l'amore non è un sentimento, ma un'azione. La fede è uguale. La fede senza l'azione non è una preghiera. Seconda cosa che mi insegna: chi ha fede crede ciò che Dio gli rivela, non ciò che vede. Chi ha fede crede quello che Dio ti rivela, non quello che stai vedendo. Perché se guardiamo il mondo è tutto brutto, tutto nero, tutto complicato, tutto senza Dio. La realtà che Dio vede dice che non è quella che io vedo. Dio, quando guarda il mondo, non vede, cioè vede il peccato. Ma il progetto suo non è cambiato per via di quello che vede. La realtà che io ho visto nei primi mesi del 2019 è una realtà fatta di malattie e di problemi e di morte. Ma è questa la realtà vera in cui io mi sto muovendo, in cui si sta muovendo la mia vita? È questo il progetto di Dio? Paolo la mette in questi termini. Prima Corinzi 13, versetto 12. Certo, la nostra vista è ancora confusa, come se guardassimo in uno specchio appannato, ma un giorno lo vedremo faccia a faccia. Ora tutto quello che sappiamo è incompleto, ma allora sì che avrà una vera conoscenza, proprio come il Signore conosce me. C'è uno scrittore che si chiama C.S. Lewis, che conoscerete, Cronache di Narnia e così via. Qualche tempo fa c'è stato un bellissimo film che si chiamava, in italiano non so come si chiamava, ma in inglese si chiamava Shadowlands, La terra delle ombre, che raccontava la vita di C.S. Lewis con la sua moglie. Sua moglie è morta praticamente qualche anno dopo che si sono sposati, una donna amatissima. E il film terminava con le parole di Lewis, che poi sono tratte da un suo libro, che dice così: la terra dove noi viviamo, questa non è null'altro che il paese delle ombre. Noi non viviamo in un paese reale, viviamo in un paese di ombre. E terminava Lewis: la vera vita non è ancora cominciata. Questa vita è la preparazione alla prossima vita. Qua ci sono ombre, qua c'è tristezza, qua c'è male, ma queste sono le ombre di quello che noi vedremo. Sapete, qualche volta Dio concede all'uomo di vedere oltre, di vedere oltre queste ombre, di andare al di là delle ombre. Quello che vediamo si chiamano rivelazioni. Rivelazioni. Se Noè si fosse fermato a vedere l'ombra di quello che era la sua vita, ovvero avrebbe visto tutta quanta la distruzione che succedeva, tutto quanto il mondo sarebbe scomparso, tutto quello che lui aveva visto, paesaggi, animali, piante, amici, tutto avrebbe visto distrutto. Se lui si fosse fermato a vedere l'ombra, che cosa avrebbe visto? Avrebbe visto tutta questa immagine di morte. Ma Dio gli aveva fatto vedere un'altra cosa, l'aveva rivelato, che questa distruzione era l'inizio di una seconda creazione, di un patto eterno che sarebbe stato suggellato con l'arcobaleno. Vi ricordate? Io non distruggerò più il mondo. Ma di sicuro ci sono state persone che sono passate da sopra e hanno detto: oh, Noè, ma che fai? Siamo nel deserto. Figlio mio, dov'è l'acqua? Non c'è nemmeno un fiume. Come arriva l'acqua?
se Abramo si fosse fermato a vedere l'ombra, avrebbe visto che lui era vecchio, sua moglie sterile e grande. E avrebbe detto: ma scusa Dio, tu mi hai promesso una notte, tu mi hai fatto uscire, mi hai detto guarda le stelle, contale se sei capace, così sarà la tua discendenza. Dov'è la mia discendenza, Signore? Dov'è? Io sono vecchio e ho pure una moglie sterile, tant'è vero che la moglie aveva cercato di dargli una progenie tramite uno schiavo, ognuno si fa i propri progetti. Ma Dio gli ha fatto vedere oltre, gli ha detto, ok, questa è la tua progenie. Ed Abramo è stato fedele a quella visione, a quella rivelazione. Ma di sicuro ci sono state le persone che gli hanno detto, oh, ma tuo Dio quello che ti doveva mettere incinta la moglie? Non c'è, dov'è? Così capita anche a noi. Quando noi cerchiamo di avere fede, ci sono persone che dicono, ecco, bravo, tu metti a posto sempre con la tua fede incrollabile nel Signore, ah, quanto sei noioso. Se Giosuè si fosse fermato a vedere l'ombra, avrebbe visto che le mura di Gerico erano delle mura ciclopiche, erano fatte in una maniera assolutamente perfetta, e avrebbe detto, oh, qua non si entra. Ma Dio gli aveva rivelato che sarebbero cadute come? Girando intorno e suonando le trombe. Ma di sicuro le persone che stavano lì sotto gli erano per esigere, dicendo, scusate, ci avete le trombe nucleari, che ne so, che buttano giù le mura. E le mura di Gerico cadono. Tra l'altro, ho detto di una volta, le hanno trovate le mura di Gerico? Crollate? Perché normalmente quando tu attacchi una città le mura crollano dall'esterno verso l'interno, perché tu butti giù. Le mura di Gerico sono state crollate dall'interno verso l'esterno. In pratica è come se le mura fossero esplose dall'interno verso l'esterno, le mura sono state buttate giù da Dio. E era stato rivelato. Dio aveva rivelato a Giosuè. Certo, non capita a tutti così. Forse Dio non ti ha mai parlato direttamente, perché queste erano persone che più o meno tutte quante sentivano la voce di Dio. Tutti quanti noi, se teniamo gli orecchi aperti, siamo capaci di sentire la voce di Dio, perché Dio è interessato a parlarci. Però qualche volta Dio non parla attraverso un'immaginazione, un sogno, ma parla attraverso le persone che abbiamo vicino. Qualche giorno prima di partire per l'Inghilterra, mia moglie ha fatto, come di consueto, la sua rivisitazione degli archivi. Noi la prendiamo in giro a casa, perché diciamo che se tutti fossero come mia moglie non esisterebbero musei, perché lei butta tutto, nel senso, quelle cose vecchie le prende e le butta via, comprese le proprie. Per cui ha fatto questa rivisitazione e mi ha lasciato un pacco di carta così vicino al fuoco, noi la utilizziamo per accendere il caminetto la sera. Io normalmente non butto, non mi metto a vedere quello che lei butta, sia per privacy e perché poi se sono da buttare sono da buttare. Però questa volta una cosa mi ha colpito, ed è questo, me lo dai Benjamin il prossimo? Ecco, è questo qua. Questo bigliettino che mi ha colpito perché era carino, e dico, carino, chissà chi era. Poi l'ho aperto e ho letto, questo era un bigliettino di una certa Jessica Malone. Attualmente si chiama Jessica Malone Hilliker, perché è sposata, ha due bellissime bimbe e vive negli Stati Uniti. Jessica era una delle ragazze che è venuta a fare l'English Camp. Questo, che è in inglese, chi vuole lo può anche leggere in originale, era quello che scriveva Jessica all'epoca. Cari Janet, Marco, Matteo e Benjamin, la vostra famiglia mi ha sopraffatto di amore, incoraggiamento, grazia, ospitalità e speranza. Sono venuti in Italia volendo solo essere usata da Dio e capire il suo amore e la sua visione per l'Italia. 30
30 giorni dopo me ne vado con una grande gioia nel mio cuore, portando assieme a me segni di fede. Come Ebrei 11 spiega, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Parentesi, io la predicazione l'ho cominciata prima. Per caso c'era questo fogliettino lì sopra con questo versetto. Andiamo avanti. Dio, dopo aver visto il Signore muoversi negli ultimi mesi in un modo così incredibile nei cuori di molti di qua, e anche il mio, non ho alcun dubbio che il cuore del Padre arda per Montefiascone e che egli ha iniziato in questo posto una buona opera che sarà fedele nel portare a compimento per la sua gloria e la nostra gioia, proprio come noi lo abbiamo visto lavorare fedelmente e pazientemente nelle nostre vite attraverso la sua grazia. Amo tutti voi così tanto che non avrei potuto essere stata più benedetta dall'aver lavorato con voi per il regno in questo posto. Siete colonne della fede e dell'incoraggiamento, e ringrazio davvero Dio per voi. Il saldo amore della Chiesa di Montefiascone porta amore e lode a Dio. Ah, sapete quando è stata scritta questa lettera? 2008, 2005, forse dal primo in inglese. Era il 2004. 15 anni fa. Era il primo anno della Chiesa. Ricordate, abbiamo cominciato, questa Chiesa è cominciata ad aprile del 2004 a casa di Claudio e Lucia Toscani. Quella casa che, per cui abbiamo pregato tanto perché si vedesse. E questo era il primo anno. Era il 2004 quando non avevamo neppure un nome, eravamo, non ci chiamavamo Chiesa Cristiana Evangelica della Vera Vita, perché è venuto dopo il nome, ci chiamavamo soltanto la Chiesa di Montefiascone, quali quelli. Eravamo 7 persone, eravamo senza un posto, ci incontravamo dentro le case, non avevamo un becco con un quattrino, non ci avevamo assolutamente niente, non avevamo un locale come abbiamo adesso. E non avevamo nemmeno il riconoscimento dallo Stato italiano come Chiesa, per cui in qualsiasi momento avrebbero potuto prenderci come una setta. Se io e voi ci fossimo lasciati convincere dalle ombre, che cosa avremmo detto? Siamo 7, non siamo nemmeno una Chiesa stabilita. Io avrei potuto dire: ma io non ho mai fatto il pastore, non ho nemmeno cominciato gli studi per fare il pastore, non sono laureato in teologia. Sono 7 anni che lavoro da quando mi sono sposato per avere una chiesa locale, ancora non si è concretizzato. Chi ce lo fa fare? Chi ce lo fa fare? Ora vi direi una bugia se vi dicessi di aver avuto sempre una fede incrollabile nella realtà che questa chiesa sarebbe nata e sarebbe sopravvissuta. Non è così. Ci sono stati tanti momenti dove ho pensato: ok, game over, andiamo tutti quanti a casa. Ho avuto timore che la Chiesa non sarebbe sopravvissuta e che addirittura non sarebbe nata per niente. Tanti timori. Dio mi conosce e sa che io ho bisogno. Tutti quanti abbiamo bisogno di sapere cosa c'è oltre le ombre. Il Signore è molto cortese con me, perché per 2 belle volte del 2004 mi ha incoraggiato. Ho detto tante volte della telefonata da Canada che arriva, la mamma di un carissimo amico che sta in Canada, mi telefona da Canada e mi dice: manda Marco, stavamo qui a fare una riunione di preghiera e il Signore mi ha detto che dovevo telefonarti e dirti che tu non hai nemmeno in mente le benedizioni che avrà la Chiesa di Montefiascone. Io 5 minuti prima avevo detto a mia moglie: guarda, basta, siamo così pochi, che vuoi fare, non ce la facciamo, diciamo alle persone di andare dove vogliono e così domenica prossima noi andiamo in qualche chiesa qua locale, punto e basta. E mi arriva questa telefonata, e questa era a gennaio, a giugno mi arriva questa lettera.
Se io avessi avuto dubbi che era la volontà del Signore, il Signore stava spazzando via queste ombre, stava spazzando via le ombre del fatto che quello che vedevo era la realtà. La realtà non erano le sette persone e la mancanza di un posto. La realtà è che Dio aveva un progetto per tutto, ora ha un progetto. Se hai mai avuto dubbi, se hai mai passato più tempo a studiare le ombre piuttosto che la Bibbia per sapere come andrà a finire, non sei da solo. Sappi che non sei da solo. Sappi che i dubbi ci sono nella vita dei credenti. Addirittura persone che stavano davanti a Gesù, che stavano inseguendo Gesù per un miracolo, avevano dei dubbi. Mi dai la vostra attenzione? Marco 9 dal 22 al 24. Questa è una persona che aveva un figlio che aveva un demone all'interno che lo faceva cadere per terra, e nessuno aveva potuto fare qualche cosa per questo ragazzo. E il padre dice: ti prego, abbi pietà di noi e fa qualcosa se puoi. Se posso, disse Gesù, tutto è possibile per chi ha fede. E il padre esclamò subito: io ho fede, ma aiutami a superare i miei dubbi. I dubbi sono la realtà in cui noi viviamo, perché noi viviamo in un mondo di ombre e i dubbi ci vengono. Attenzione, Gesù non sta condannando i dubbi, perché poi il figlio sarà guarito. Vieni in soccorso dei miei dubbi come? Con un'azione. Dio agisce nella nostra vita. È felice se tu cerchi oltre le ombre. Qualche giorno fa stavo, e con questo concludo, la seconda parte ci sarà per la prossima settimana, perché il brano è molto più lungo e lo vogliamo vedere un pochino per volta. L'altro giorno stavo pregando e il Signore dice: ok, il Signore, con tutta questa situazione come devo agire? Il Signore mi ha mandato questo versetto. Ha mandato due, uno in inglese e uno in italiano, perché mi piace questa parafrasi qua, questa è The Message, è una Bibbia inglese che non è una traduzione, è una interpretazione personale di un credente, che spesso apre degli scenari differenti alla parola di Dio. Il Signore mi ha detto: proteggimi, oh Dio. Lui mi ha mandato questo versetto e mi ha detto quello che dovevo pregare. E dovevo pregare: proteggimi, oh Dio, perché io confido in te. Ho detto al mio Signore: tu sei il mio Signore, non ho bene alcuno al di fuori di te. Cosa fai quando la paura bussa la porta della tua vita? Apri la porta, guarda la prima. Quando non trovi un senso a tutto quello che accade intorno a te, quando le ombre prendono il sopravvento, piangi, ti disperi o cerchi di vedere oltre l'ombra? Proteggimi, oh Dio, perché io confido in te. Dio ti dice: senza di me nulla ha senso. Dio ti dice: questo è una vita, è un mondo fatto di ombre, la tua vita è altrove, la tua vita è in me. Il senso della tua vita è racchiuso in me. E non dimenticare, prendiamoci a pregare. Grazie Padre, grazie. Grazie che tu sei un Dio presente, che sei un Dio che agisce. Grazie della dimostrazione che questa è una vita fatta di ombre e che la vita vera è una vita che è differente, che è lontana, che non è lontana, perché tu sei arrivato a portarci insieme con te. Se tu che hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualche cosa che hai ascoltato oggi, prega siano anche queste cose nel tuo cuore. Signore Dio, io voglio avere fede, io voglio cercare oltre le ombre, voglio capire che questa è una vita fatta soltanto in preparazione della prossima, e che tu sei vicino e sei attivo e sei in preparazione di quello che sarà la vita perfetta nella luce tua.
Signore, aiutami ad avere fede anche quando ci sono tutte le cose che cooperano e scoraggiano. Ad avere fede oltre le persone che mi scoraggiano. A cercare oltre le ombre di questa vita. Ti chiedo tutto questo nel tuo santo nome, Signore.